Il fatto di poter andare e convivere con della gente con un'apertura mentale come possiamo aver noi, che di posti ne abbiamo visti, è encomiabile. Solo che io, per esempio, l'ultimo viaggio che ho fatto all'Overland 20, che sono stato Nigeria, Togo, Ghana, Benin, Liberia, Costa d'Avorio, Gambia, Senegal, Guinea, Conakry, Mauritania. Ma quando abbiamo incontrato un giornalista di quelli che blaterano, che vanno, che fanno tutte le loro chiacchierate contro i migranti, contro questo? Ma quando ne hai visto uno per la strada? Ma tu, è già passato qualcuno? No. È venuto l'ambasciatore che l'abbiamo invitato noi, e sono venuti tre del Ministero degli Esteri perché li abbiamo invitati noi e li abbiamo anche intervistati, e si sono fatti un'idea che là in loco non è come con la pubblicità che c'è qui. Capisco anch'io che attraversare il mare è pericoloso, ma io sono stato incaricato proprio in questo viaggio in Africa di fare 160 conferenze nei paesi che le ho detto, che è mica poco, 160. Sono partito a settembre del 2018 e sono arrivato da Verona, perché ho i mezzi della Volkswagen adesso e della Scania, e sono ritornato a Verona il 5 di giugno del 2019. In tutto questo periodo noi abbiamo fatto un dialogo con le popolazioni, abbiamo portato dell'informazione alle popolazioni per dire: guardate, cercate di fare qualcosa presso chi vi comanda, chi è il responsabile del vostro Stato. Perché da noi, solo per arrivare, correte il rischio di morire. Quindi non andate via Libia, via deserto. Piuttosto iscrivetevi in una ambasciata, qualunque essa sia. Ma cosa vogliono? Loro vogliono arrivare in Italia, punto e basta. Per loro l'Europa è l'Italia, perché sono passati dei filmati in qualche paese, prendono Sky, e hanno visto, loro giudicano l'Italia il più bel paese del mondo, il più lodevole, quello dove c'è tanto lavoro, dove le ricchezze sono per tutti, e c'è. Questo è quello che noi abbiamo ascoltato, ma siamo andati a informare questa gente di non passare né via nave né via terra per raggiungere le coste dell'Africa, e questo è quello che abbiamo fatto, l'ultimo viaggio.